come difficoltà e 8,80 come esecuzione, ed ecco però l'Ucraina Risatinova. L'esecuzione ha dato meno di Bertolini perché lei ha fatto quell'errore di perdere le clavette, però in un punto che non ha intaccato la difficoltà. E adesso andiamo a vedere l'Ucraina Risatinova. In questo momento vi ricordo che Bertolini è terza, subito una grave perdita di attrezzi. Peccato perché si era ripresa bene dopo la perdita iniziale da Risatinova. Ricordiamoci che questo esercizio non è nuovo ma è nuovissimo, l'ha presentato per la prima volta alla World Cup di Lisbona, tant'è vero che al bilaterale che abbiamo avuto con l'Ucraina circa un mesetto fa aveva ancora il 18,65 e ha ottenuto con lo stesso punteggio il secondo posto al cerchio, sempre con 18,65 nella gara vinta dalla Mamun. Un concorso generale di altissimo livello. Comincia ad affiorare un po' di stanchezza. Può essere. Risatinova, vi ricordo che il miglior punteggio per il momento è quello della Mamun con 19,10 e che in questo istante Veronica Bertolini è ancora in terza posizione con 17,80. Camilla Binimi comunque mi sembra di vedere, qui rivediamo Antonella Rossi ed Eddie Saia, ci ripropongono puntualmente la perdita di attrezzo. Mi sembra di assistere comunque a una finale mondiale.